impiegato 16 anni Todd Field per tornare dietro alla macchina da presa e dirigere Tar, un film dominato dalla sua protagonista Kate Blanchett, candidata all'Oscar come migliore attrice protagonista. Il film è un vero ottovolante di emozioni, di amore e odio per un personaggio carismatico e al tempo stesso odioso. Ecco la nostra recensione di Tar. Lydia Tarr è un genio della musica. Rinomata direttrice d'orchestra, compositrice di colonne sonore, musical e quant'altro, vincitrice di premi Emmy, Tony e Oscar, è un carattere fuori dal comune. Ma come molte personalità bigger than life, il suo forte carattere passa sopra le persone che le sono accanto. Lydia usa gli altri e non si fa scrupoli a cambiare le regole del gioco da lei stessa dettate per la nomina dei suoi assistenti e dei primi musicisti, pur di avere a disposizione giovani fanciulle graziose che possano titillarne i desideri. Quando però una sua ex protetta si toglie la vita, cominciano i guai. Un direttore d'orchestra deve introiettare e rendere sua una composizione per restituirne il senso e sprigionare le emozioni celate nello spartito. Stessa cosa per un regista, che deve mettere in scena un copione o filmare una sceneggiatura non sua. Il paragone viene naturale, soprattutto osservando la prima parte del film, in cui ammiriamo la competenza e la passione di Lydia. Con tutta la sua passione, talento e competenza, Lydia eccelle, ma non eccede purtroppo alla regola secondo cui le personalità geniali siano spesso egocentriche e narcisiste, al punto da diventare perfino crudeli con coloro che le sono accanto. Ma Todd Field ci introduce senza fretta nel lato oscuro di Lydia. Si prende i suoi tempi per farci rendere conto di quanto la geniale direttrice d'orchestra sia in realtà un mostro di disumanità. Dopo avercela fatta apprezzare e quasi amare per la sua profonda passione e il suo talento, la spoglia pian piano del suo carisma per mostrarcela quale in realtà è: un essere umano egoista e crudele, ma anche in fondo fragile e insicuro. Lydia non si fa scrupoli a disporre delle persone e dei suoi sentimenti, comportandosi come un dittatore con i suoi sottoposti. Kate Blanchett non interpreta solo Lydia Tarr, ma ne incarna virtù, talenti, vizi e ossessioni con disarmante naturalezza, tanto da arrivare perfino a provare antipatia nei suoi confronti una volta usciti dalla sala. L'attrice ha anche studiato i rudimenti della direzione d'orchestra e infatti quando la vediamo dirigere siamo convinti che potrebbe tranquillamente sostituire Riccardo Muti per la convinzione e l'intento che profonde nell'esecuzione. Field ci porta per mano proprio come un sapiente direttore d'orchestra, imprimendo toni e tempi alle nostre emozioni nei confronti di Lydia, facendocela prima apprezzare e poi rendendola eticamente insopportabile e odiosa, al punto che non possiamo non gongolare quando il destino le porterà il conto.